Salve ragazze, buongiorno, buongiornissimo, benvenute e bentrovate. Eccomi qua nel mio messaggio del giorno. Come state? Spero bene. Grazie, grazie, grazie sempre di cuore di seguirmi. Grazie veramente di cuore a tutti quanti voi. Vi voglio bene, vi adoro. Oh, questo è il messaggio del giorno. Sapete, un messaggio che vi deve arrivare dall'universo non è a mo' di oroscopo. Lo sapete benissimo voi tutte che mi seguite, ma lo dico anche per coloro che si affacciano per la prima volta in questo messaggio. È qualcosa che vi deve arrivare dall'universo. Se voi vi riscontrate, è il messaggio giusto per voi, quindi riflettete. Sapete, le circostanze casuali non esistono. Se siete qui, avete cliccato questo interattivo e si parla di un qualcosa che riguarda la vostra vita, il sincronismo divino vi ha preso, vi ha prelevato, vi ha portato in questo video così che voi potrete avere questa informazione che vi è dovuta attraverso questo giro energetico appunto dell'etere. Allora, ragazze, io ho di fatto ripreso le stesse carte di ieri, perché ieri, per chi mi ha seguito, c'è stato un messaggio meraviglioso. Io l'ho veramente, ma una cosa pazzesca, non c'erano carte negative nemmeno a cercarle proprio con la lente di ingrandimento. Quindi ho voluto riprendere le stesse carte, sono tutte carte oracolari, non l'avevo mai fatta questa accoppiata e la voglio ripetere, hai visto mai? Sto mischiando gli angeli del cuore e prenderemo qui, ecco qua è uscita una carta, andremo al taglio, prenderemo tre carte e poi andremo anche a sbirciare il fondo mazzo, che è questo. Oh, molto molto bello. Adesso le mie carte, le carte queste qua oracolari, ecco una è uscita. E questa non so se già, beh, sì, questa mi sembra che è già uscita. Mi fa piacere se esce qualche carta nuova, così che voi potete conoscerle un po' tutte queste carte, ma io ne farò ancora altre. Sappiate che qua è solo l'inizio, però già danno tante tante soddisfazioni. Allora, prenderemo un'altra carta e poi il fondo mazzo, che è questo. Questa sì, esce sovente questa carta. Allora, eccoci qua. Andiamo a vedere cosa ci dicono i messaggi magici delle fate. Queste carte, come spiegavo ieri, ci danno anche dei tempi, no? Perché ci sono le stagioni. Quindi, insomma, attraverso le stagioni possiamo identificare un periodo. Quindi andiamo a vedere cosa ci vuole dire oggi questo mazzo di carte. Rilassati, ne prenderemo tre. Tempismo perfetto. Esprimi la tua individualità e dieta vegetariana a fondo mazzo. Oh, siamo arrivati alle gli angeli, le risposte degli angeli, eh? Vediamo ovviamente se voi non credete alla religione, saranno le risposte dell'universo, eh? Diciamo che l'autore ha voluto dare questo nome degli angeli, ma noi sappiamo benissimo che possiamo credere in qualsiasi entità a noi più ci piace. Si cambia il nome, ma l'entità è unica. Allora, oh, qua mi viene fuori, ce l'hai fatta e noi la prendiamo. Eh sì, andiamo al taglio e cerca un segno. Ragazze, nuovamente abbiamo qua i nostri tarocchi, viceversa. Che, come vi spiegavo ieri, sono dei tarocchi che si leggono sia in un verso che nell'altro. Quindi abbiamo doppia possibilità di interpretazione, tarocchi molto particolari che io amo in maniera speciale, e andremo con questi tarocchi a fare la nostra stesa. Quindi andiamo a vedere cosa viene fuori. Abbiamo l'appeso, abbiamo il 7 di coppe. Il 2 di coppe, no, 2 di denari, scusatemi. Poi abbiamo il 2 di bastoni. Ecco, qua c'è una riconciliazione che non avviene. Abbiamo il 4 di spade, fondo mazzo. Abbiamo la, come si dice, l'imperatrice, scusatemi. L'imperatrice, guardate com'è bella l'imperatrice in questa descrizione di questi tarocchi, eh? Molto bella. Allora, vediamo un po'. Guardate, iniziamo direttamente dai tarocchi, eh? Cosa c'è qua?
Allora, io qua vedo, intanto vedo una persona che si è allontanata, si è allontanata, vedete, però si è allontanata, ma non è felice. Questa è una tregua per avere poi dopo una concentrazione maggiore su una decisione. Infatti, questa persona, vedete, è indecisa. Qui abbiamo ben due carte dell'indecisione. Abbiamo sia il 2 di denari che proprio ci parla di sfuggire alle proprie responsabilità, quindi un'indecisione un po' immatura, e poi abbiamo il 2 di bastoni che è invece è una conciliazione degli opposti, ma comunque si ha sempre dei dubbi. È come se queste carte ci vogliono dire: mi sono allontanato a malincuore per cercare una tregua, una consolazione. Perché sono indeciso, voglio sfuggire alle mie responsabilità, però nel contempo mi sento come dire, mi sento attratto da te che vuoi l'opposto di quello che desidero io. Quindi vorrei questa conciliazione comunque, anche se siamo diversi. Qua parliamo di un'imperatrice, ragazze. Quindi il vostro fascino, la vostra beltà, la vostra pienezza completa come donna, come essere umano e di un'abbondanza, di una fertilità senza precedenti. Ricordo sempre che l'imperatrice è il personaggio, l'energia più bella, creativa, più importante a livello femminile, ma se siete maschietti potete trasformare, sapete come funziona, dei tarocchi, quindi la number one, ok? Non ce n'è per nessuno. Quindi qua questa persona, vedete, fa delle soste nel percorso e si distacca perché ha un suo punto di vista personale. Quindi questa persona si blocca a intervalli, ok? Quindi questo è un po' l'energia di questa persona. E l'abbiamo visto anche dalla carta del 2 di denari, eh? Però questo ha un'ossessione per voi, vedete? Vedete? Lui, voi state al centro dei suoi desideri. Questo proprio si inginocchia a voi, che proprio non ce la fa, non ce la fa a non desiderare questa meravigliosa imperatrice. Quindi i tarocchi cosa ci spiegano? Cosa ci dicono? Ci dicono che avete a che fare con una persona che è profondamente indecisa tra voi e l'essere libero, perché sfuggire alle proprie responsabilità è uno che non si vuole impegnare in una relazione. Per cui si allontana per trovare una tregua, una concentrazione, perché voi siete troppa roba per lui, troppo, troppo, troppo. Quindi ogni tanto fa queste soste con questi blocchi e lo fa anche perché si vuole distaccare da questo percorso, perché lui ha il suo punto di vista personale, che è: non voglio impegni. Però questa persona è totalmente ossessionata da voi. Quindi diciamo buone notizie per quanto riguarda l'attaccamento. Avete a che fare con una persona molto presa da voi. Cattive notizie per quanto riguarda una possibile stabilità di questa relazione. Partiamo dalle prime carte. Intanto io vi dico che questa persona è comunque la vostra anima gemella, in ogni caso. Vedete, chiama la tua anima gemella. Le tue preghiere, le affermazioni, le visualizzazioni vi faranno incontrare, ma voi l'avete già incontrata, è lui, c'è poco da fare. Però non è detto che l'anima gemella risolve tutti i problemi della coppia, anzi, proprio per niente. Vedete qua questa, intanto qui bisogna lasciare andare il bisogno di controllo, quindi questa situazione voi non la dovete proprio controllare, dovete farla scorrere così com'è. Tanto ci penserà l'universo ad aggiustare la situazione, si deve svolgere spontaneamente. Poi questa persona, per voi conquistarla, vedete, questa è una persona che vive l'amore con giocosità, cioè le responsabilità lo appesantiscono e lo fanno scappare via. Quindi per riconquistare l'amore dovete lasciare splendere lo spirito giovane e divertente che è in te, cioè far uscire fuori quella parte vostra di leggerezza, non di superficialità, di leggerezza, da far capire a questa persona che voi vivete il rapporto con leggerezza, e quindi lui non
sentendosi pressato, si lascia andare un po' di più e là potete raccogliere qualcosa in più. Poi, questa carta vi dice anche che questa situazione sentimentale è al momento anche, diciamo, influenzata dai soldi e dal lavoro, quindi questa persona potrebbe avere delle situazioni economiche non buone, oppure potrebbe essere che ha delle questioni di lavoro che non riesce a risolvere, oppure ce l'avete voi, e questo è un fattore importante che va anche a influenzare questa vostra situazione sentimentale. Ora qui guardate, guardate, queste tre carte sono secondo me proprio, io non lo so, già sono affezionata, però come si dice, insomma, ognuno, ogni scarafone è bella mamma sua, cioè questa io come se fossi la mamma di queste carte, no? Però a me piacciono tanto. Allora vedete cadere nell'acqua, vedete qua, qui c'è una tentazione, è quello che percepisce questa persona, perché le acque sono i sentimenti, sono il sesso e l'attrazione. E quindi qua abbiamo proprio il 5 che è il karma e abbiamo il 3 che è quella carta che ci porta comunque alla gioia, all'avere la consolazione di un rapporto, e ci parla anche di triangoli, per carità, perché no? Quindi qua si deve cercare di resistere alle tentazioni di cadere nell'acqua, eh? Quindi questa persona può darsi che vuole tenersi anche libero perché ha queste tentazioni. Però è indubbio che questa persona, vedete, per voi qua vengono le stelle. Guardate, in questa carta l'imperatrice ha proprio delle stelle in cielo, no? Quindi comunque c'è una sorta di... Abbiamo la lettera D, la E, abbiamo due numeri molto importanti, il 7 e il carro, il 17 appunto la stella, e poi qui abbiamo la stella proprio per eccellenza, una sull'altra, quindi qua la speranza, il desiderio è l'ultimo a morire. Questa persona, vedete, qua abbiamo ancora un'altra lettera G. Abbiamo il numero 9, vedete, si isola, 9, l'eremita, vedete la carta questa qua che lui si isola per recuperare le energie. Oh. Quindi questa persona si isola, si allontana, poi magari vi fa una chiamata come se niente fosse, dice come stai, semplicemente, perché io puntini puntini non riesce a mai a dire ciò che realmente prova e sente, ok? Però è una persona, questa carta, che ci dice che si farà vivo in qualche modo, anche se ha questo mood. Ora, qui vediamo un po' queste carte. Abbiamo rilassati, tempismo perfetto, esprimi la tua individualità, dieta vegetariana. Allora, intanto voi state in questo momento, un momento lucido, in un momento di energia, di capacità di espressione maggiore in ogni senso, eh? Forse avete iniziato una nuova dieta, forse vi state facendo delle cure di bellezza, e comunque chapeau questa carta, eh? Siete proprio al massimo. O comunque siete stati in un periodo brutto e vi state nuovamente riprendendo. Infatti qua c'è il rilassamento, qua dovete cercare di non controllare ad ogni costo. Vedete qua dov'era? Ecco qua. Queste due carte sono sincroniche. Vedi? Lascia andare il bisogno di controllo, rilassati. Anche questa carta ci dice: smetti di voler controllare tutto ad ogni costo e le porte si spalancheranno davanti a te. Quindi meno controllate e più ottenete. Questa è la parola d'ordine, ok? Permetti che questa situazione si svolga in maniera spontanea. Poi abbiamo il tempismo perfetto. Ecco, questa è la famosa carta del tempo che io dico sempre quando mi chiedete quando succederà, quando sarà, quando non sarà. Ecco, è giunto il tempo di andare avanti. Qua il tempismo perfetto vi dice che dovete andare avanti. Quindi, comunque, anche se c'è una situazione qua di attesa di stand-by o cose che non si realizzano, voi dovete permettere al vostro vero io di esprimere la vostra individualità. Cioè dovete risplendere voi per quello che siete, perché voi siete una creatura meravigliosa, quindi voi dovete esprimere il massimo della vostra energia in voi stessi. Poi, e andare avanti comunque, anche se voi pensate a questa persona, andate avanti, pensate a voi stessi. Poi, se, come si dice, se sono rose, fioriranno, ok? Nel senso, se vi poi...
dovete avere qualcosa, un segno ce l'avrete sempre. E qua dice cerca un segno, ce l'hai fatta. Quindi dovete cercare di non controllare più questa situazione. Pensare a voi stessi, vi sto facendo un riassunto. Pensare a voi stessi, ma esprimere proprio la vostra energia in voi, rilassarvi tranquillo, non fate più nulla che possa portare questa persona, non so, telefonarlo, ma perché è così, perché non viene, perché no, niente di tutto ciò. Voi siete l'imperatrice, quindi il potere ce l'avete. Questa è una vostra anima gemella. Se voi lasciate andare il controllo e vivete con più giocosità, questa persona abbassa le difese perché è indubbio che lui comunque è ossessionato da voi, quindi ha sicuramente una grande passione nei vostri riguardi e quindi insomma teme di cadere nell'acqua, nel senso di cadere nei sentimenti, di impantanarsi in una situazione sentimentale perché teme le responsabilità. Questa persona ha dei problemi, si blocca. Quindi se volete ottenere qualcosa, non dovete forzare nulla. Questo è diciamo, il messaggio che vi deve arrivare. State lì, pensate a voi stessi, rinvigoritevi con la dieta vegetariana, nel senso, cercate di nutrire l'anima, rilassandovi ed esprimendo la vostra individualità e nutrire il vostro corpo e farvi continuare ad essere l'imperatrice meravigliosa che siete. Va bene, ragazze, questo è tutto. Io vi ringrazio di essere stati con me. Vi do appuntamento a domani. Un abbraccio di luce a tutti quanti voi. Ciao!